Perché dalla Grecia al Brexit? Perché a mio parere la decisione di rinviare al popolo sovrano, diciamo, cioè a una specie di ordalia popolare, la scelta se stare o non stare è un risultato della riflessione dei gruppi dirigenti inglesi sulla vicenda greca. Non ho nessuna prova documentale. Semplicemente quello che dice la vicenda greca sono cose molto gravi. La vicenda greca dice che non ci sono margini di mediazione dentro l'euro. Dice che è esplosa una egemonia tedesca. Ora, come stamattina io dicevo come riservo, obiezione a Joseph, nel 92 si può discutere, l'euro è tedesco, l'euro è francese, secondo me è un compromesso, e comunque a questa cifra, cioè la Francia propone, ma come racconta Padascolpa, in realtà è la Germania che decide le modalità, e lo si può fare solo se le si è pensate a fondo. Ma ancora, diciamo, la cosa è sospesa. Poi c'è il decennio della ricostruzione tedesca e quindi la cosa resta ancora sospesa. In questo decennio, io adesso non sono molto d'accordo sul fatto che soltanto verso il 97 l'euro io credo che cominci a convincere i mercati già dal 94-95. Se guardiamo gli spread tra appunto i titoli italiani e quelli tedeschi, incomincia una convergenza fortissima a metà degli anni 90. Che finirà appunto quando entra l'euro proprio quasi in parità. Con l'ingresso, con l'attuazione dell'euro, la Germania comincia ad avere un ruolo diverso, anche perché c'è un'esplosione del surplus tedesco proprio dal 2003. La Germania, non lo so, adesso dobbiamo discutere con Giorgio sui dati. Io ho sentito altre ricostruzioni, la Germania in realtà incomincia a essere un paese esportatore negli anni 70, non tanto, però non ha molta importanza, ma sicuramente esplode dagli anni 2000-2003, e quindi esplode perché c'è l'euro, ma non perché ci sono i costi di transazione, queste sono stupidaggini. C'è il fatto che con l'euro, essendo moneta unica e non moneta a cambi fissi, come alcuni sostengono in modo secondo me del tutto insostenibile, praticamente viene a cadere il vincolo di bilancio per i paesi che acquistano. Io posso acquistare da greco una macchina tedesca perché la pago col mio reddito in euro, non ho nessun bisogno di trasformare questi euro in marchi, la mia dracma in marchi come prima, e quindi questo apre dei mercati che prima non c'erano, da cui questa esplosione di surplus. Fin qui diciamo che aumenta il peso, ma l'obbedienza di Maastricht è ancora abbastanza vaga. Infatti Francia e Germania sforano, ma non succede niente. Cosa succede invece col 10? Dal 10 al 15 succede una cosa completamente inversa, e secondo me la dirigenza inglese risponde a questo cambiamento. Nel 10 la Germania dice: la Grecia non si salva. Nel 15 rifiuta qualsiasi accomodamento. A questo punto, e la Varoufakis ci ha raccontato, durante i 6 mesi di trattativa non si è mosso foglia che Schäuble non volesse. A questo punto la dirigenza inglese, in cui la scelta europea è sempre stata difficile per la lunga storia, probabilmente non ci credevano, probabilmente hanno sempre pensato dal dopoguerra in poi di poter giocare la vecchia politica del concerto europeo, cioè l'Inghilterra ha sempre giocato a dividere i paesi europei per avere la sua voce in capitolo. Questa è la politica ottocentesca. Prima ha tentato di fare l'EFTA fuori dall'Europa, nel 72 è entrata, 2 anni dopo referendum, attenzione, quindi vuol dire che c'erano riserve forti, però il referendum viene vinto da chi vuole stare in Europa.
Poi c'è l'episodio Thatcher, che credo sia sfuggito a molti, perché noi tutti, credo, pensiamo che la Thatcher è caduta per via della poll tax, cioè il fatto che sono state dimostrazioni importanti. No, la Thatcher è caduta sull'Europa. Nel 90 il ministro che dà le dimissioni e cade il governo è un ministro, mi sembra Hume, è un ministro europeista, e dà le dimissioni sul fatto che la Thatcher rifiutava l'avanzamento del progetto europeo, perché c'è una svolta in Inghilterra che è importantissima. Nell'88 va Delors, conquista i sindacati promettendo l'Europa sociale e cambia tutta gli equilibri politici inglesi. Fino a quel momento la parte diffidente era maggioritaria, da quel momento sindacati e Labour si schierano dalla parte europea. Questa è una novità assoluta. La Thatcher in quel momento dice no, va a Bush, fa un discorso anche divertente, dice: invitare me a Bruges è come invitare Gengis Khan a un discorso sulla pace. E spara a zero. Cade però, cade l'anno dopo. E cade con una vera congiura interna. Guardate che la Thatcher aveva la maggioranza nelle votazioni. Non ha raggiunto la maggioranza per due voti, quella diciamo formale, per due o tre voti. Al secondo turno avrebbe vinto. Le viene chiesto di domandare il parere al governo, e nel governo si ritrova in minoranza perché Major la tradisce. Questo è quello che dice lei, infatti. Quindi c'è una svolta inglese da fine anni 80 che è di avvicinamento all'Europa, una svolta forte, perché da quel momento i governi conservatori sono tutti filoeuropei. Major, Cameron, sono tutti filoeuropeisti, non sono più anti come prima. E poi Blair è quello che dice: facciamo un referendum per entrare nell'euro. È chiaro che questo ingresso, che era così diciamo vago, no, nel 1972, col 1992 c'è la battuta d'arresto dell'attacco di Soros e con l'uscita della sterlina dal serpente. Lì si riapre tutta lo scontro interno, perché da un lato abbiamo i governi, appunto, conservatori e anche laburisti che diventano filo europei, ma dall'altro nasce l'UKIP. Guardate che questo partito anti-europeista nasce nel 1992, nasce cioè quando la sterlina esce dal serpente. Quindi è lì che si apre la divaricazione interna. Blair vorrebbe fare il referendum, ma siccome è un tattico politico molto, sensibile, capisce che la maggioranza non c'è. Ma evidentemente questa, adesione all'euro con degli opt-out, con delle opzioni di restarne fuori, in prospettiva ha un altro esito, è quella di entrare, avere spiegate, anche perché, e anche questa è una cosa che io ho imparato recentissimamente, ma credo che sia poco nota, la burocrazia europea fino adesso, fino a poco fa, era dominata quantitativamente e qualitativamente dagli inglesi, per motivi strani che non so neanche io quali. I funzionari europei di Bruxelles è un nucleo fortissimo numericamente e molto compatto, molto più dei tedeschi. I tedeschi in realtà, se in questo momento fanno la guerra in Inghilterra, lo fanno anche per ereditare questa preeminenza inglese. Quindi l'idea che in fondo ci fosse questo esito, però questo scontro tra ufficialità filo o quasi filo europea e ufficiosità, che è l'UKIP, che è la maturazione di tutte le obiezioni e le diffidenze, avviene sotto traccia. A un certo punto ci sono questi eventi tra 10 e 15. Tra 10 e 15 la scelta diventa: se voglio entrare in Europa devo accettare l'egemonia tedesca. E a mio parere la dirigenza inglese si spacca, non può decidere, e si vede anche dopo il referendum, che è una spaccatura verticale, non può decidere, e dice: vabbè, facciamo il referendum, pensando, Cameron lo fa pensando di vincere, non ha dubbi su questo, ha vinto le elezioni un anno prima, come può pensare di perdere il referendum un anno dopo? E perché c'è questa
diciamo, perché, ripeto, l'egemonia tedesca è apparsa in tutta evidenza. Un'egemonia che cambia, io credo, la questione del giudizio su cos'è Maastricht. Maastricht è un compromesso all'inizio, non lo è più nel 10. Nel 10 non è più un compromesso, non lo è più nel 15, addirittura nel 15 è aperta l'egemonia. Prima era Moro, aveva fatto una serie di citazioni interessanti, ma però sono citazioni astoriche. Quando nel 58 il Bilderberg dice ci vuole qualcosa di sovranazionale contro gli stati nazionali, lo fa da una posizione di minoranza storica e politica, stanno dominando le politiche keynesiane, sono quattro gatti insieme a Montpellerin, ovviamente quattro gatti individualmente di grande potere, ma sono politicamente isolatissimi. Certo, è un desiderio, ma in quel momento è un pio desiderio. Quando nel 74 viene ripetuta la stessa tesi dal rapporto sulla democrazia, quello è un momento di attacco, perché negli anni 70 a metà matura l'attacco finale al compromesso keynesiano, che crolla nel 79. Quindi sono due dichiarazioni che hanno sensi diversi. Quando nel 90 Carli dice quello che ha detto, ma guardate che nel 71 si era dichiarato contro la moneta unita, contro la moneta unica. Cioè, quindi bisogna anche, la mia tesi è, tra il 10 e il 15 cambia tutto l'equilibrio di potere e quindi la Gran Bretagna sceglie, o meglio, la dirigenza inglese sceglie di affidare questa cosa per una scelta. Qual è l'obiettivo? Qualcuno ha parlato di impero. Sinceramente penso che sia una sciocchezza. Non c'è impero senza capacità militare, industriale, di massa, non esiste impero. Però esiste un'altra cosa, forse vi farò ridere adesso. Esiste un'altra cosa che si è vista nel matrimonio tra Meghan e Harry. Che cosa c'era in quel matrimonio? C'era un velo con ricamati tutta la flora di tutti e 53 i paesi del Commonwealth, ed era l'unica presenza politica di quel matrimonio, o meglio, politica in senso molto generale, storico-politica, il Commonwealth in generale, perché i politici non ce n'era nessuno, e non c'erano quelli europei in particolare, che sono sempre andati, e non c'erano. Ah, ma non abbiamo invitato gli altri. Però intanto mancano quelli nel momento dello scontro, e invece si dice noi siamo il Commonwealth. Allora il Commonwealth non è l'impero di oggi. Adesso non posso fare tutta la storia dei cambiamenti strutturali, che sarebbe comunque molto interessante, però è una base per un'articolazione di rete che può avere una sua figura, che io direi una flotta nell'oceano. L'obiettivo, credo, della Brexit non è affatto la chiusura nell'isoletta, queste sono stupidaggini che dicono i giornalisti. L'obiettivo, credo, è, preso atto di una crisi di assessment, proprio di crisi della stabilità mondiale, in cui tutta una serie di strutture di potere stanno cambiando, quindi Stati Uniti nei confronti del resto del mondo, Stati Uniti, Cina, la Gran Bretagna parrebbe aver deciso di giocare per sé, ma dove? Su che terreno? Sull'unico terreno forte che ha, ed è la finanza. La Gran Bretagna ha il 10% di industria, ma cosa si fa col 10%? A meno che di non essere gli Stati Uniti, che si possiede in giro per il mondo, si ha esternalizzato una grandissima parte della propria struttura industriale, e questo non è il caso inglese, 10% è benissimo, ma ha una borsa che è la prima, seconda al mondo, e ha dei rapporti mondiali. Attenzione, c'è un quando si dice che Francoforte e Parigi vogliono sostituire, a me devo fare delle grassissime risate,
ma c'è un'expertise, c'è un know-how a Londra che sapere la storia di tutti i mercati finanziari di qui a 200 anni dietro, la capacità di fare i conti grazie alla flessibilità del diritto inglese che non è quello europeo romano, con tutti i vari ordinamenti, è incredibile questa capacità, la conoscenza, tutto questo è un know-how che nessun paese può ricostruire. Non, la Francia se ci va a bere champagne, mangiare ostriche, per favore. A Francoforte non ci si va neanche perché è una cittadina. Se si vuole fare grande finanza, si va a Londra. E allora Londra diventa un possibile centro mondiale quasi autonomo. Infatti non a caso è stata lanciata l'idea Londra, Singapore, Svizzera, Hong Kong. Le quattro, no? Perché appunto di fronte a una ridefinizione mondiale di poteri che sono in parte di terre industriali, la Gran Bretagna potrebbe, io credo, questo è l'obiettivo possibile, non altri, se no allora il fatto che sono matti, se non è questo allora sono matti, giocare un suo ruolo autonomo come potenza finanziaria. E questo spiega anche la violenta reazione tedesca. Nel gennaio del 2017 c'è un rapporto della fondazione Ever che dice il Brexit non sa da fare. Adesso io lo dico in modo manzoniano, ma è Brexit may not happen, no? E c'è una, perché questa uscita sta frustrando un disegno egemonico della Germania che è di livello mondiale. Oggi ci sono due modelli di globalizzazione nel mondo. Il modello tedesco, che ha internalizzato l'esplosione produttiva che si chiama supply chain, l'ha internalizzata, è tutta interna. La Germania è un'enorme piattaforma e tutto il mondo lavora direttamente dentro la struttura ed è una potenza incredibile. Anche l'Italia del Nord lavora per la Germania, da questo punto di vista, e ho anche qualche pezzo di industria inglese. Ce ne vuole. Gli Stati Uniti hanno esternalizzato. Hanno esternalizzato, buttato fuori, e la connessione è tutta via finanziaria, via possesso di azioni, non è via industriale. Tanto è vero che alcune ricerche sulla globalizzazione fanno vedere che anche nei gruppi che possiedono pezzi di industria abbastanza coordinati, gli acquisti interni sono bassissimi, cosa che non succederebbe nella globalizzazione tedesca, perché quello fanno apposta per avere l'integrazione interna industriale. E quindi non è che ne frega più di tanto. Sono due modelli di globalizzazione opposti. Ma se al nucleo potentissimo di globalizzazione, come dire, tipo piattaforma tedesca, aggiungiamo la borsa di Londra, ragazzi, c'è un bid alla potenza mondiale che è difficilmente controllabile. Perfino gli Stati Uniti incomincerebbero ad avere difficoltà con la loro globalizzazione loose, con la loro globalizzazione tutta, no? Per aria, tutta basata soltanto sui pacchetti azionari. E perché, come dire, l'interazione tra quel centro, che comunque è il centro finanziario mondiale, e la potenza industriale tedesca avrebbe un moltiplicatore di potenze, io credo. E quindi la Germania ha un altro elemento, un punto su cui l'Inghilterra, mascello nell'oceano, può puntare, è la moneta cinese. La moneta cinese oggi è poco, al 3% di scambi, quindi un livello molto basso, e secondo me, dal punto di vista, data la struttura politica cinese, non può diventare una moneta di riserva seria. Nessuno si può fidare veramente di una moneta governata dalla banca centrale cinese, fuori discussione. Però se ci fosse una piattaforma esterna di clearing di tutti gli scambi bilaterali, la Cina sta facendo trattati bilaterali con l'universo mondo e sono scambi bilaterali, ma chiunque abbia così anche di sfuggita studiato un po' di economia sa che il problema del baratto è proprio quello. Cioè, la moneta, una delle funzioni per cui si afferma, poi ci sono altri discorsi molto più importanti da fare con Luciano, ma come dire, a livello di primo asilo, la moneta funziona perché invece
sostituisce gli scambi bilaterali agli scambi multilaterali. Ma come si fa se gli accordi bilaterali sono appunto tra i vari paesi? Si fa, basta che Londra faccia il clearing di tutti gli scambi multilaterali. E Londra potrebbe farlo proprio perché, non essendo né Europa né Stati Uniti, non è una potenza politica concorrente con la Cina. Poi ci sono altri problemi che Londra in questo momento ha con la Cina, certi progetti che possono andare o non possono andare, ma dal punto di vista di questa prospettiva futura, guardate che il renminbi con tutti questi scambi diventerà una moneta importante mondiale, ma avrà sempre questo blocco di non poter essere gestita da Pechino. Quindi in realtà io credo che Brems abbia questo obiettivo, quello del vascello finanziario nel deserto in presenza di una potente ridefinizione di scontri anche interimperialistici, perché non c'è dubbio che lo scontro USA-Germania è questo, fuori discussione, che qui siamo, e la Germania è inferocita perché il Brexit gli toglie, come dire, il raggiungimento di un obiettivo strategico fondamentale. Però, e qui vorrei concludere, questo obiettivo non è condiviso nella classe dirigente inglese. Il voto ha aperto lo scontro, non l'ha chiuso. La classe dirigente inglese è divisa, e se qualcuno ama l'Inghilterra, forse non sarà molto simpatico, è divisa esattamente come era nel 1900, tra il 1936 e il 1940. Perché dalla seconda e prima guerra mondiale in Inghilterra molti, anche se non lo dicono, capiscono che l'impero è finito. Prima guerra mondiale, subito dopo, che io sono di questi, gli è chiarissima la cosa. Altri lo capiscono, non lo dicono. E allora cosa si fa con tutto questo mare di rapporti? Ah, scusate. Allora cosa si fa? Perché è vero che non c'è l'impero, ma per dire, l'Inghilterra c'è un mare di rapporti, col Commonwealth, finanziari, mondiali, Londra è ancora importantissima. Allora cosa si fa? Si deve scegliere se appoggiarsi all'Europa o se appoggiarsi agli Stati Uniti. Queste due linee si confrontano nella classe dirigente inglese negli anni 30, tanto è vero che Monaco è figlia di questo. Monaco non è l'abismo, per favore, non è la debolezza, oltre a essere, per favore andate a fare la guerra alla Russia che così siamo contenti tutti, questa è evidente. Ma oltre a questa evidenza del fatto di spingere la Germania contro la Russia, c'è anche il fatto che c'è una scelta strategica. Noi abbiamo degli asset, tutti questi rapporti mondiali, tutta la nostra forza finanziaria, e abbiamo ancora un bel po' di potenze industriali, perché all'epoca ce l'avevano, ma non abbiamo più la forza, la centralità di un impero. E a chi servono? Con chi ci alleiamo? E allora le due linee, perché lasciamo perdere, come dire, del nazismo, lasciamo perdere per questo ragionamento, no? Tutta la parte, come dire, non dico folcloristica, ma anche infatti le dirigenze inglesi il razzismo tedesco lo ignoravano, lo volevano ignorare. Ricordate quello che scrive il giapponese in quel che resta del giorno, un libro bellissimo, e dice questo, che la classe dirigente, la ruling class inglese, sono razzisti e ci tocca sopportarlo, il famoso episodio del licenziamento delle ragazzine ebree da parte dell'ONU. E ci sono due scelte. Churchill è l'altra scelta, qualcuno qui ha detto stamattina, Churchill americano, benissimo. Churchill fa la scelta statunitense. Keynes, che pure aveva scritto contro la pace di Versailles, però è realissimo, non è mai filo tedesco nel senso filo nazi, e sarà un agente fondamentale dell'alleanza con gli Stati Uniti. Bretton Woods, questo è un punto importantissimo, guardate che Keynes va a Bretton Woods convinto di costruire la gerarchia finanziaria mondiale. Noi e voi, lo scrive in tutte le lettere, in tutti i documenti, e avrà una smentita clamorosa. A Bretton Woods gli dicono noi e voi, no, noi e voi un gradino sotto, e lì perdono un bel pezzo di terra. Quindi questa scelta è un problema anche di adesso,
e come allora la classe dirigente inglese si divide. C'è una parte che è furiosamente filoeuropea, voi non avete idea dello scontro, ed è uno scontro che è verticale, costituzionale, perché prima c'era Moro che parlava della storia, beh, benissimo, il referendum inglese dalla Corte Suprema è considerato consultivo, che fa morire da ridere, non si può chiamare una popolazione a votare e dire beh sì, hai votato ma non ci frega niente. Ma perché dicono che è consultivo? Perché la Costituzione inglese dice che la sovranità sta, si chiama il re nel Parlamento, King's in Parliament, e cioè quella che deriva dalla Glorious Revolution del 1600. E sembra, a sentire la Corte Suprema, che il voto universale non sia mai arrivato. Sembra che comunque, vabbè, l'importante è che sul Parlamento, come vota, boh, se vota in modo così bizzarro come prima delle riforme, o se vota col suffragio universale, è lo stesso. L'importante è sul Parlamento. E quindi c'è un potenziale, come dire, sconto costituzionale, verticale, verticale, ma questo è soltanto un pezzo. Ci sono delle dichiarazioni di funzionari inglesi a Bruxelles che proprio lavorano per l'umiliazione dell'Inghilterra nella trattativa. Quindi la, come dire, classe dirigente è del tutto divisa su questo punto, è divisa sulla scelta se, come dire, restare come fattore importante dell'egemonia tedesca, o se invece, come dire, rilanciare con la propria avventura. È una divisione che vediamo anche qua. Mattarella esattamente lo stesso tipo di divisione. Mattarella ha detto stiamo con l'esigenza tedesca, perché non è tanto il rifiuto di Savona, ma è la nomina di Cottarelli. È questo che dice il rifiuto di Savona è ancora digeribile, cioè non è, è un po' eccessivo, ma ci potrebbe stare. La nomina di Cottarelli no, quello proprio dice noi dipendiamo da destra. E quello che si sta giocando in Inghilterra è qualcosa di molto simile. Ci sono già delle avvisaglie in cui dicono questo è uno scontro costituzionale, se tradite quel voto là succederà il finimondo, perché è uno scontro molto simile, perché l'Europa sta giocando questa partita in Italia, l'ha giocata in altri paesi, l'ha giocata ripetendo il referendum in Olanda, no? L'ha giocata in Francia, l'ha giocata in Grecia, sta giocando dappertutto questa partita, elite contro popolo, e la sta giocando anche in Inghilterra. E vi assicuro, e qui è l'ultima frase, che non mi aspettavo, che io pensavo che l'Inghilterra potesse passare con molta più facilità, non mi aspettavo questa divisione e questa difficoltà inglese nel chiudere questa partita che aveva aperto.